storia di bottega nasce da un'idea di Confesercenti e dalla Fondazione dei Negozi Storici di Padova e di Provincia per raccontare e valorizzare le attività storiche dei territori. Con la città di Campo San Piero e grazie al contributo della Camera di Commercio, in particolare con l'ufficio di alternanza scuola-lavoro, l'idea innovativa di quest'anno è stata proprio quella di coinvolgere una classe della quarta superiore dell'Istituto Tecnico Superiore Newton Pertini di Campo San Piero che è venuta a intervistare e quindi a raccontare i racconti di queste botteghe storiche attraverso gli occhi dei giovani, quindi degli studenti. Sperimentare è la scuola di oggi, anzi la scuola del futuro, ed è una grossa opportunità perché possono portare a casa l'esperienza dell'esercizio commerciale, quindi dell'attività, del commercio, ma possono portare a casa anche l'esperienza del giornalismo. Siamo molto orgogliosi di questo progetto che mette insieme il nostro futuro, i ragazzi, e per questo ringraziamo le scuole e la disponibilità che hanno dato, con il tessuto produttivo e commerciale di Campo San Piero, caratterizzato da questa bella presenza di una decina di negozi storici, perché è giusto mettere insieme storia e futuro. Intervistare in questa veste gli esercenti appunto è stato molto, ci ha arricchito molto perché ci ha permesso di non conoscere soltanto il negoziante come appunto persona che ti vende un prodotto, ma anche come persona, come storia della famiglia e quello che c'è dietro, e ci sono delle tradizioni, c'è un cambiamento magari nel prodotto che è stato dato da un grande sviluppo, che c'è stata un'evoluzione nel tempo che può essere stata portata appunto dal cambiamento della generazione. Le attività economiche hanno in qualche modo sperimentato una forma diversa per farsi promozione, quindi valorizzare la propria attività e raccontarsi a loro volta, raccontare la storia che hanno vissuto per anni sulle loro spalle, e noi ci auguriamo che anche le famiglie e i cittadini di Campo San Piero possano approfittare di questi elaborati e quindi di questi racconti e conoscere un pochino di più la realtà delle proprie attività.